Ragazzi, abbiamo una nuova data tour per voi. Vi aspettiamo il 20 agosto alle ore 11 a Riccione al Parco Oltremare. Mi raccomando, venite tutti. Vi aspettiamo, non mancate. Ciao ciao. Ciao a tutti ragazzi, io sono Aurora e tu sei? Ludovica. Oggi ragazzi è arrivato il grande giorno, è arrivato il momento. Ludovica andrà per la prima volta in aereo! Per andare a Riccione, insomma, ragazzi, per fare il nostro evento. E guardate che cosa ci siamo fatti. E per l'occasione sono fatte anche le tre cene. Wow! Ludovica sta bene. Non me le sono mai fatte così. Sì, Ludovica ha fatto per la prima volta questo tipo di treccine, esatto. Perché chi ci conosce e ci segue da tanto sa che noi ogni anno, ogni estate facciamo le treccine, ma esatto. Ludovica fa sempre quelle singole. Esatto, però ragazzi, guardate, è bellissimo. Ragazzi, ha fatto un po' male qui, poi così. Sì. Voi dovete vedere Ludovica stava tipo soffrendo dentro, così era. E nulla, quindi ci siamo fatte queste treccine per l'occasione. Poi le aggiusteremo con un po' di lacca. Perché, insomma, quando dormiamo si spettina. Ma perché, ragazze, stiamo andando a Riccione? Ricordiamolo ai nostri amici unicornini. Per fare il nostro evento! Sì, con la mascotte del delfino e con i delfini veri. Sì, Ludovica non vede l'ora di vedere delfini e di accarezzarli. E i nostri amici unicornini ovviamente verranno con... noi! Però ragazzi, c'è da dire una cosa. Io ho un po' paura di andare in aereo. Anch'io. Allora, ragazzi, ho paura quando inizia e quando a te. Allora, Ludo, per te la prima volta. No, la seconda. Sì, però quando sei andata per la prima volta avevi un mese o due mesi, quindi eri talmente piccola che non ti ricordi. Auri, tu invece l'hai preso tantissime volte, ma anche tu eri piccolina e non ti ricordi tanto bene. Esatto. Perché se stesse chiedendo, Leo dov'è? Leo l'abbiamo lasciato dalla nonna perché non possiamo farlo viaggiare molto, ecco, perché dobbiamo praticamente andare da qui a Verona in aereo, perché non c'è il volo non diretto può, per Riccione. Non può andare in aereo. E quindi andiamo da qua, ovvero in Calabria, a Verona in aereo, poi da Verona a Riccione in macchina. E poi ritorno la stessa cosa. In aereo a Verona a Riccione, a Riccione in Calabria. Brava, bravissima. Ma adesso andiamo perché l'aereo sta per partire, va a finire che lo perdiamo. Intanto qui nel villaggio stanno arrivando tutti i nostri cuginetti. Ragazzi, è arrivato Mario, Francesco. Mario, Francesco già c'era. Mario è arrivato ieri. E oggi arriva Maya. E anche una nostra cuginetta che poi ve la presenteremo, ovvero Francesca. Poi ve la presenteremo. Eh sì, e poi i primi di agosto arriverà anche Gaia. Esatto, e forse la ragazza e Zaira. E forse anche la mia migliore amica, dai, speriamo. E sì, e forse anche Julie. Dai, ragazzi, ci divertiremo tutti io insieme. Sento così. Noi siamo gli unicorni, grande esercita del cuore. Ragazzi, guardate che ponte gigantesco. Guardate, guardate. No, vabbè. Cioè, lì sopra passano le macchine. Siamo arrivati all'aeroporto. Mamma, te lo dico, io allora prendiamo due sedie da soli, via da voi. Qui c'è Auri con il nostro sacchetto. Ho messo anche la catenina, ragazzi. Ciao. E lì c'è Papi. C'è Papi più che disperato che mai, perché non ce la fa più a stare dietro a noi. Andiamo, Ludo, andiamo. Presto, che la nostra Lulu deve prendere l'aereo per la prima volta. Eccolo qua. Ecco qui, adesso prenderemo un volo, Lamezia Terme Verona. Papi, ma partiamo alle 12 o arriviamo alle 12? No, partiamo di ricordo. Partiamo, okay. A quell'ora. Ah, ma questo pezzo taglia. No. Ok, quindi quello è l'orario di partenza. Che 4 che si? Gate 4. Andiamo? Andiamo a fare andiamo colazione, al bar. Va. Anche perché sono le 10:40. 29 luglio, ragazzi. Il giorno dopo faremo l'evento. Ragazzi, sono le ore. Che ore sono? 11 quasi e Ludovica sta mangiando la
pizza. Cioè, ragazzi, sono le 11 e io il cappuccino, cioè. E ragazzi, già dagli aerei, sono lì già dagli aerei. Eh sì, abbiamo visto, ragazzi, degli aerei lì. Volete sapere cosa hai tenuto mica prima? Eh? Allora, Auri, io so come funziona l'aereo. Praticamente cammina e poi colla. Io non ho capito, potessi lei. E poi colla. Decolla, ecco. Cioè, ragazzi, così. E poi colla. Perché devo mangiare? Ma quanto siete carine con queste treccine. Però così possiamo. Già, un colpettino, Ludovica, se si comporta male. Allora, guarda che. Mangia, non fate chiacchiere. Ludo, si fa così, guarda. Si piega in due. E si mangia. Cioè, alle 11 del mattino, ragazze, non vi potete guardare, Cioè. Cioè, noi stiamo già pranzando. Siete le uniche a mangiare pizza in questo bar, ve lo dico. La gente sta col cappuccino e il cornetto e voi con la pizza. Dove un fan? Vabbè, meglio questo, dai. Non mi interessa della pizza. Brava! Brava Ludo! Giusta osservazione! Dove è arrivato? E qui c'è Papi. Papi! Ma mamma! C'è Papi che porta un'altra pizza. Ma no! Solo adesso non ho. Di chi è questa pizza? Tua e di Ludo. Mamma, la solo adesso dividete. Si è presa la fetta più grande. E certo, era la sua questa pizza. Ho capito. A chi è arrivata adesso è questa qui. È enorme, non riesco a mangiare. Spezzalo. No, ma non è. Guarda Ludo. Guarda come è agguerrita questa mattina. Brava Ludo, devi fare la carica perché dobbiamo andare a vedere i nostri unicornini. Ragazzi, avete capito male. Io non riesco proprio a mangiarla perché non ce la faccio più. Ah, sei piena. Ludo, tu mi sembri molto agguerrita. Dai una parte a Ludo. Ludo, attenzione con questa pizza che ti sporchi, Vabbè, dai, mangia. Ragazzi, ho mandato la foto alla mia migliore amica, che stavo con la pizza così, e lei, amo, poi mi sono appena svegliata. Chi è, Giulia? Ma che pizza è, scusate? Ma che è una fetta? Più grande la pizza che la sua faccia. L'hai presa tu? La pizza alle 11 del mattino non è proprio... Ludovica ne aveva voglia, Auri, io ho paura quando inizi, quando scende, ma più quando scende. Tranquilla, anche io ho un po' d'ansia, sinceramente. Però io metto vicino al finestrino così posso guardare. Volevo metterti io vicino al finestrino. No, metto io. Ok. Io perché... Dobbiamo accontentare le sorelle piccoline. Perché, ricordate, ragazzi, le grandi. L'aereo e il treno hanno detto che non si possono mettere piccoli nell'altro sedile dove non c'è il finestrino. Non cadiamo. Ma sono delle lavatrici? Sopra. No, non sono delle lavatrici. Che lavatrici? Che ne so. Noi ce la stiamo prendendo con comodo. E sono le 11:13. Arriva mio padre e fa: ma no, le imbarcazioni sono fino alle 11:45, dopodiché non ci fanno partire. Mio padre intanto stava dormendo, ragazzi, ho detto tutto. Su, presto che l'aereo sta per partire, presto! Hanno chiamato il nostro volo! Ludo! Veloci, che perdiamo l'aereo! Ragazze, perché sta suonando questa allarme? Sta andando storto, mamma. Perché, papi? Qualcosa va storto. Che sta succedendo, papi? Auri? Perché suona l'allarme antincendio? È preoccupante questa cosa. Muoviamoci ad imbarcarci, Facciamo presto. Eccoci qua, questo è l'aereo. Noi ci stiamo incamminando. Ragazzi, stiamo partendo. Ludo! Grande? Bello grande? Questo è il nostro aereo. Guardate. Sei pronta per salire su un aereo per la prima volta? Attenzione, arrivo!
Oh, oh, Auri, ti sei fatta male. Abbiamo fatto la foto. Bella. Ragazzi, ma non ce l'ho con il faccio. Dai, su, su, ragazze, salite. Ludo, hai tu il borsello di papi? Ho paura. Io sono abituata con i treni, no? Con l'aereo. Sei emozionata? Allora fa così l'aereo. Vediamo. Sì, hai visto quello come vola? Però è piccolino. Cioè, ho visto che vengono 5 persone. Ma sei emozionata, Ludo? Sì? Cosa ti aspetti da questa esperienza? Hai paura? Sei agitata? Hai paura. Hai paura? Vai Ludo, vai! Chi si mette vicino al finestrino? Io! Facciamo mettere a Ludo, dai, che per lei è la prima volta. Così potrei vedere tutto quello che si vede dall'alto. Vai Ludo, vai. 21D devi trovare. Non ci vedi? Non ci vedo. Ludovica dov'è? 21D. 21, 21. Dopo questo c'è il 21. Vai Ludo. Ludo. Ti sei messa la cintura? Si mette all'incontrario, Ludo. Qua ragazzi, sono tutte le istruzioni. Qua c'è cioè, allora, ma a me non sto capendo. Allora, vai verificato della se qua. Se qua andiamo sul mare, praticamente questa sì, è l'uscita. Meglio che non ci pensi, Auri. Cosa è un scivolo? Mamma, ma come si mette? Così, brava lì, sì, infila lì. Ok, brava Ludo. Stringiamo la cintura. Anche stringiamo. No, non si stringe così. No, va bene, non ho parole. Auri, le stringi la cintura per cortesia. Stringi la cintura. Allora, si deve praticamente fare. Allora, devi fare. Ecco, ci sono. Ecco. Oh, madonna, raga, mi devo ancora mettere su. Io non voglio la luce. Madonna, ragazzi. No, dai, alza. È bello guardare dal finestrino, quando decolla. Aiuto, c'è meglio che mi guarda fisso. No, ragazzi, io sono più. Cioè, io sono emozionata per Ludovica. Però anche per me, perché comunque. Cioè, non ci vado da moltissimo tempo. Allora, nella terra. Abbassa la voce. Nella terra ci sono. E poi qua c'è un piccolo scivolo. Cioè in caso di. Ragazzi. Ma cosa ne sono? Da grande? Farò l'hostess. Ragazzi, volete vedere come si apre veramente il tavolo? E guardate. Ecco. E chiude così. Toccate. L'unica cosa che ho capito è Verona. Ludo, mi raccomando. Mamma, abbassi il tavolino e decolliamo. Decolliamo. No, mamma, colliamo. Ormai è colliamo. Vi chiediamo di impostare tutti i vostri dispositivi elettronici in modalità volo. Ma che sia? Ah sì, perché siamo in aereo, giusto? Ragazzi, ma io voglio la mia coperta. Voglio, dai, dormiamo un po'. Ragazzi, ma dove sono tutte le valigie? Sì, guarda, la coperta adesso proprio non la possiamo prendere. Perché? Perché le valigie sono su. Place the life jacket. Pull down sharply on the red toggle. There is a mouthpiece for further inflation or deflation and a light to attract attention. Do not inflate your life jacket until you are outside the aircraft. Before taking off, please study the safety guard located within the area you are not permitted to enter. Allora?
Sono pronte? Sono pronte le patatine? Adesso cammina e poi decolla. Dammi la mano. Auri, dalla a me. Diamocela io e te. Ti accorgi, Ludo, non preoccuparti. Ludo, non ci arriviamo. Quanto paga? Oh, cos'è questo rumore, ragazzi? Perché stiamo ondeggiando? Ma adesso perché stiamo ondeggiando? Ludo, che succede lì fuori? Ok, ma è liscio. È liscio, perché ondeggiamo? E gli sguardi dei finestrini aperti. Per la vostra sicurezza vi raccomandiamo di mantenere sempre la cintura allacciata. Dispositivi elettronici come tablet e cellulari potranno essere utilizzati. Adesso corri prima e poi decolla. La vuoi la mano adesso, eh? Oh. Momento cibo in aereo.
per atterrare. Siete pronte? Io ho tolto le scarpe. Le scarpe. Ludo, sei pronta per atterrare? Dai, dai, dai. Dai che i nostri amici unicornini ci aspettano a Riccione. Su, su, dobbiamo fare presto. Tremolante.
guardi, grande esercito del...